il 2021 si apre con un primo rinvio di peso. Warner Bros. Ha annunciato che Hogwarts Legacy, il nuovo gioco ambientato nell'universo ideato da J.K. Rowling, non uscirà quest'anno, come inizialmente previsto. Prima di continuare, ricordate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Annunciato ufficialmente a giugno durante l'evento di presentazione di PlayStation 5, Hogwarts Legacy è subito diventato uno dei titoli più attesi dalla community videoludica. Sfortunatamente però sembra che i giocatori dovranno aspettare ancora un bel po' prima di potersi avventurare nel Wizarding World dell'autrice britannica. In un comunicato stampa, Warner Bros. Games e Portkey Games fanno infatti sapere di aver bisogno di più tempo per creare un prodotto in grado di soddisfare appieno le aspettative del pubblico, che resta la priorità numero uno del team. L'uscita di Hogwarts Legacy è ora prevista nel corso del 2022 e non è ancora chiaro se questo rinvio andrà a compromettere l'uscita sulle piattaforme di vecchia generazione. Il gioco è stato annunciato inizialmente per PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, ma non è escluso però che il progetto possa diventare esclusivamente current gen, con l'obiettivo di offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile. Speriamo in ogni caso di avere maggiori dettagli sul progetto nel corso di quest'anno e di scoprire quanto prima la nuova data di uscita. Prima di chiudere, vi invitiamo a farci sapere nei commenti cosa ne pensate del progetto e quali sono le vostre opinioni su un eventuale lancio esclusivamente current gen.